Ha provocato la morte della prozia facendole ingerire del cibo che non avrebbe dovuto mangiare. Una donna di 57 anni è stata recentemente arrestata con l'accusa di aver provocato la morte della sua anziana zia, Maria Basso, deceduta nel 2022. A causa di problemi di salute, la pensionata era limitata a una dieta di cibi omogenizzati. Secondo l'ipotesi della Procura di Catania, la nipote avrebbe somministrato alla zia un piatto di spaghetti, causandone il decesso. L'intento apparente sarebbe stato quello di garantirsi l'eredità della zia, che ammontava a un patrimonio di ben 500.000 euro. Attualmente la donna si trova agli arresti domiciliari nella sua città, Aci Castello, con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico. Maria Basso, figlia di un imprenditore edile, aveva ricoperto un ruolo significativo come funzionaria del Ministero degli Esteri, svolgendo incarichi in tutto il mondo, tra cui Teheran, in Iran e successivamente in Australia e in America. Pur non avendo figli, Maria aveva ricevuto affetto e stima da molte persone durante la sua permanenza in una casa di riposo ad Asiago, Vicenza. Contrariamente a queste relazioni affettuose, sembra che la nipote abbia orchestrato un piano diabolico per ottenere l'eredità. Consapevole che la zia aveva destinato tutto il suo patrimonio a un istituto salesiano di Milano, la donna sembra non essersi scoraggiata nel perseguire i suoi interessi egoistici. Negli ultimi due mesi, la nipote si era presentata come premurosa e affettuosa nei confronti dell'anziana. Aveva dimostrato un interesse e una gentilezza che prima non erano mai emersi. Attraverso tali modi cortesi, approfittando del momento di particolare vulnerabilità dell'ottantenne, sembrava averla persuasa a revocare la procura generale, cioè il mandato per compiere atti ufficiali a suo nome, precedentemente conferito a un'amica di lunga data. Per questo aveva iniziato a frequentare regolarmente la banca dove l'anziana aveva il suo conto corrente, compiendo movimenti sospetti. I funzionari e il direttore della banca, insospettiti da tale comportamento, avevano deciso di segnalare l'accaduto alla procura. È emerso che il 2 dicembre 2022, costringendo l'anziana a trascorrere la notte in un hotel di Asiago, la nipote l'aveva costretta a intraprendere un lungo viaggio fino in Sicilia, senza sosta e soprattutto senza i suoi medicinali rimasti in Veneto. Una volta giunte sull'isola, l'aveva trasferita in un altro centro per anziani ad Aci Castello, Catania. I familiari, impossibilitati a ottenere notizie dall'anziana, avevano presentato una denuncia per la sua improvvisa scomparsa. La procura di Vicenza aveva quindi aperto un fascicolo per il reato di circonvenzione di incapace, successivamente trasferito ai colleghi di Catania, competenti per territorio. Nel frattempo, ignara dell'inchiesta in corso, la nipote avrebbe continuato il suo piano criminale. Era arrivata persino a far sottoscrivere alla zia una nuova procura generale, questa volta a suo nome, per compiere atti di straordinaria amministrazione a favore dell'anziana, ma a proprio vantaggio. Il 9 dicembre 2022, come gesto finale, la nipote avrebbe persuaso la zia a sottoscrivere un testamento pubblico in cui la nominava erede universale. A questo punto si sarebbe preparata a chiudere il cerchio, orchestrando la morte della zia e cercando di farla passare per un decesso naturale. L'11 dicembre, in violazione delle prescrizioni mediche, la nipote avrebbe accompagnato la zia a mangiare fuori, ordinando per lei un piatto di spaghetti. Come accennato in precedenza, dai medici era stato vietato all'anziana di consumare cibi solidi, compresa la pasta. Maria Basso poteva nutrirsi solo con cibi liquidi e omogenizzati e la nipote, secondo gli investigatori, ne era ben consapevole. Il piatto di spaghetti avrebbe causato la morte della pensionata per insufficienza respiratoria. Al termine delle indagini, la 57enne è stata rintracciata e arrestata nella sua abitazione, forse convinta di essersela svignata. L'avvocato Roberto Rigoni Stern, che rappresenta la famiglia di Maria Basso e svolge contemporaneamente il ruolo di sindaco di Asiago, ha dichiarato che la comunità è profondamente scossa. Questa notizia ha colpito tutti, anche perché nella casa di riposo dove era ospite la signora lavoravano molti concittadini che le prestavano assistenza.